Margherita, deve essere bella assai volersi bene. E voi non vi siete mai innamorato di nessuna? Ma per me è un poco difficile. E come mi posso innamorare di una donna se non la vedo? E qualchedun altro al mio posto forse se la prenderebbe a male. E io invece sono contento, perché niente vedendo, niente desidero. E come riconoscete una persona cara che vive nel sogno se non l'avete mai vista? È perché me la figuro come la voglio io. Per esempio, Margherita, io stanotte vi ho vista. Vi sono venuta in E sogno. non potete essere diversa da come vi ho vista io. Vi posso dire pure il vestito che portate stasera. Portate Sentiamo, sentiamo. un vestito a giacca scura o un tailleur. No, signore, vi siete sbagliato. Ma l'abito non conta. Siete piccolina. Quando mai? Anzi, sono abbastanza alta. Forse mi sono sbagliato di nuovo. Ma siete bella assai. E che vi ho detto in sogno? Ma avete detto che vi siete innamorata di un giovane e che non vedete l'ora di sposarvelo. E chi volete che mi sposi, una senza dote? E voi siete giovane, questa è la più grande dote per una donna. Troverete, troverete chi apprezzerà la vostra bellezza. Sì, qualche cieco. Scusate. Una rosa pallida. Ha una rosa bella. In che senso bella? In tutti i sensi, Laura, creda a me. Alle sue mani, i suoi capelli, i suoi occhi sono belli. Lei magari penserà che io mi stia scaldando tanto perché sono stato invitato a casa e devo mostrarmi gentile. O potrei anche farlo, è vero. Potrei dirle un monte di cose senza crederci. Ma questa volta no, Laura. Questa volta le parlo a cuore sincero. Ho notato in lei un complesso di inferiorità che le impedisce di stare in mezzo agli altri. Qualcuno dovrebbe ridarle fiducia, Laura. Renderla fiera, anziché schiva e piena di rossori. Qualcuno dovrebbe baciarla, Laura. Ci siamo. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi ste cose le combini proprio bene. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fargli di desiderio, scegli tutte le stelle. Si può, bella sposa? È con permesso? Ah, ma sei cocciuto, sa? Che vuoi? Te sono venuto a trovare per far pace. Ma quando mai avemmo litigato? Vattene, va. Rosè, e non ti inquietà, e io sono venuto per farti ridere. Sapessi quanto me va. Alleggi un po' qua. Sì. Pio, 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 E sei proprio bravo pio, pio. a leggere, sor dottore. La leggo io. Pio, 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 pio. Siamo state alla stessa scuola, Rosè? Beh, insomma, è di mio marito. Don Fulgenzio mi ha detto che c'è scritto. Dice: cara moglie, abbada come ruzzichi, che si venga a sapere che c'è qualcuno che ti gira intorno, Ah, piglio. hai visto che c'era un pio? Piglio. Torno a Roma e ve sbudella a tutte e due. Ci sbudella. Ma che c'entri te? Ma sbudella a me e quell'altro. Insomma, uno che ci È provasse. che io non ci sto a provare, se. Ah, Ruganti! Ti succede? Sei ammutolita? Avevi ragione. Provo vergogna di me E stessa. Ho perché mai? sempre creduto che i miei pensieri fossero giusti. Pensavo di parlare a nome del popolo intero. E solo ora mi rendo conto che avrei voluto aggiungere meschinità a meschinità. Era ciò che volevi in quel momento. Non frenare le tue passioni. Tu mi odi. Sei venuta qui per uccidermi. Bene. Uccidimi allora. Uccidimi! La sua vita, però, prosegue grazie ai nostri ricordi. In un oggetto che ha sfiorato, che ci ha lasciato. Non muore mai se non lo si vuole. Statti zitta! Non sai quello che dici! Anche tu hai perso tua madre. No! Con me Dio è stato ben più crudele! L'ha fatta soffrire per mano di quelli che dicono di battersi per noi! Tramite di lei cercavano d'arrivare a me! Lo spaccapietre che cerca di fare il lavoro suo!
ma non gli viene permesso. Volevano che partisse ancora per combattere gli invasori. Io chiedevo di non partire. La famiglia ci aveva bisogno di me. Ma loro niente, non vogliono sentire spiegazioni. Minacciano, provocano. Quindi dopo cena Mr. Megan è scomparso. Mm? Avete detto che dopo cena Mr. Megan è andato fuori per un po' di tempo. È solo per un attimo. Solo per un attimo, eh? Ma lungo come quest'attimo, signora Megan? A cos'è che volete arrivare, Mr. Vicario? Arrivare? A niente. Mi guardate in modo così... buffo. Avete detto che dopo cena Mr. Megan è scomparso per un attimo. Ma lungo come quest'attimo, signora Megan? Mica vi riesce di ricordarvene? Che differenza fa? È a voi che vi interessa ad ogni modo. Che? Vi dispiace se ve lo domando? Mi sembra che mi facciate un interrogatorio in tribunale. E a voi non piace di essere presa a testimone? Testimone di che, Mr. Vicario? Beh, per esempio... diciamo di un caso di incendio doloso. Cosa? Metti un urlo de belva e gli strillai: a boiaccia! A famone scelerato! Ma ha ammazzato mamma! E me buttai come una iena sopra mio fratello, gli agguantai la mano, gli strappai il coltello, poi vidi tutto rosso e menai! Quello che ha pubblicato il Messaggero sul fattaccio del vicolo del Moro. Sor delegato mio, è tutto vero. No, pavantamme, voi ce lo sapete. Sono stato sempre amante del lavoro. Abitavamo al vicolo del Moro, io con mia madre e mio fratello Gigi. La sera noi tornavamo dal lavoro e la trovavamo accanto alla loggetta. Buona, tranquilla, con quel viso bianco. Che cantava e faceva la carzetta. E ci baciava in fronte e sorrideva. E ci baciava ancora e poi cantava: fiorin de gaggia, io so felice soltanto co voi due, al mondo non c'è sta chi ve somiglia.